Polaroid, il manuale che stavate aspettando, guida creativa completa. Adesso vi spiego perché ho tra le mani questo fantastico libro. Allora, una o due settimane fa mi ha scritto un ragazzo su Instagram dicendomi: ciao Davide, ho visto i tuoi video sulle Polaroid, i tuoi tutorial, vorrei sapere come hai fatto a farli, se puoi darmi qualche dettaglio in più, insomma mi ha chiesto qualche informazione. E alla fine mi ha detto: ma tu come fai a sapere queste cose, dove le hai imparate, chi te le ha spiegate, eccetera eccetera. Allora ho detto: facciamo una cosa, invece che rispondere solo a questa persona, facciamoci un video. Bene ragazzi, dovete sapere che il 90% delle conoscenze che ho sulle Polaroid arrivano da questo libro. In questo libro vengono spiegate tante tecniche sulle Polaroid, come modificare una Polaroid, però alla fine dipende da voi, dipende dalla vostra fantasia, dalla vostra creatività. Ad esempio, in questo libro viene spiegato come trasferire una Polaroid su vetro, ma il resto poi dipende da voi. Che ci voglio fare con questa Polaroid su vetro? La voglio appendere al muro? Voglio farci una lampada? Cioè, dipende tutto da voi, quindi imparate le tecniche e poi fatele vostre. Io vi consiglio una cosa: non guardate solo i miei tutorial, ma acquistate anche questo libro, perché io i tutorial li ho un po' adattati, li ho fatti miei. Quindi guardate il mio tutorial, acquistate il libro, leggete quello che c'è scritto qua all'interno e poi modificatelo e rendetelo vostro. Va bene? Quindi non limitatevi a guardare solo i miei tutorial. Comunque, detto questo, i miei tutorial ve li lascerò sia in descrizione che qua sopra, e magari durante il video li farò un po' scorrere. Ma andiamo avanti per gradi. Quanto costa questo libro? Questo libro costa 22 euro. È tanto? No. È poco? No. È giusto? Sì. Secondo me il valore di questo libro è di circa 22 euro. Che cosa c'è all'interno di questo libro? Questo libro è suddiviso in due parti. Praticamente sono due libri in uno. La prima parte è una guida completa alla storia delle Polaroid, modello per modello. Ti spiega quali sono i primi modelli delle Polaroid, ti spiega un po' la storia delle Polaroid, molto molto interessante, e ti spiega come sono strutturate le pellicole. Quindi c'è anche un po' di cultura, se uno vuole capire com'è fatta una pellicola, che cosa c'è al suo interno, e i vari accessori, insomma, spiega tutte le Polaroid modello per modello, come sono fatte e come si utilizzavano. Secondo me la prima parte è molto molto interessante. Guardate ad esempio qua sulla serie SX70 tutti gli accessori che erano presenti all'epoca, come risolvere alcuni problemi di manutenzione, come utilizzarle, pulizia dei rulli ad esempio. Fatta veramente molto bene questa parte qua, e secondo me è molto molto interessante. Ad esempio sulla serie della 600 fa vedere tutti i modelli che sono stati realizzati, le serie speciali, la risoluzione ai problemi e anche i consigli per l'acquisto. Quindi da non sottovalutare la prima parte, fino ad arrivare agli ultimi modelli, quindi l'Impossible 1, guida per l'utente, anche qua cosa acquistare, come utilizzare. Che ricordatevi che questo è un libro recente, quindi parliamo di scanner e tante altre cose, doppia esposizione, e color paint, light painting, insomma tante cose che risultano a mio avviso molto molto importanti per una persona che è intenzionata ad acquistare questo modello, ma anche quelli storici, perché ricordatevi che sulle Polaroid, sullo storico delle Polaroid, non c'è molto in giro, c'è veramente poco, e avere questo libro è fondamentale se uno vuole farsi un po' di cultura sui vari modelli. Ma la parte veramente veramente interessante presente all'interno di questo libro, ed è il motivo per il quale io l'ho acquistato, è la seconda parte, ovvero la parte creativa, e andiamo ad analizzarla insieme. Tanto come è strutturata la seconda parte? La seconda parte secondo me è strutturata molto bene, perché ad esempio ti dice il tipo di pellicola da utilizzare, quanto tempo ci vuole per eseguire questa modifica e la difficoltà, facile, media, difficile.
Poi, ad esempio, questa qua è un'esposizione multipla, prendiamo ad esempio questa, ti dice che pellicole qualsiasi, tempo 15-30 minuti, difficoltà facile. E qua ti fa vedere passo passo come eseguire questa manipolazione. Ovviamente ce ne sono alcune facili, altre difficili e via dicendo. Guardate che belli i mosaici, può essere un'ottima idea realizzare un mosaico. Ce ne sono vari esempi, tutti molto molto interessanti. Qua ti spiega come trasferire un'immagine, però attenzione, questo non lo puoi fare con tutte le pellicole, ma solo con alcune. Un'altra cosa molto interessante che ancora non ho provato, ma che proverò a breve, è come recuperare un negativo. Sarà uno dei prossimi tutorial appena avrò un po' di tempo a disposizione. Insomma, sono varie come arrivare ai viraggi. Molto molto interessante a mio avviso. Alcune manipolazioni presenti all'interno di questo libro le potete trovare sotto la mia playlist Polaroid, come ad esempio come ottenere una Polaroid trasparente, come trasferire una Polaroid su vetro e anche altri. Quindi andate a vedere la mia playlist sulle Polaroid, ma non fermatevi lì, acquistate anche questo fantastico libro. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!